Ciao e benvenuto alla Unit 9, in cui parleremo di accordature aperte. Partiamo dal nome. Che cosa significa accordatura aperta? Per accordatura aperta si intende qualunque accordatura in cui una o più corde sono, diciamo, intonate a un'altezza diversa rispetto a quella che avrebbero in accordatura standard. Sono moltissimi chitarristi che hanno fatto uso e fanno uso di accordature aperte. Mi vengono in mente, per esempio, nel fingerstyle Pierre Bensusan, Michael Edge, Don Ross, Andy McKee, Peppino D'Agostino. E per quanto riguarda anche il mondo del rock e del pop, mi viene in mente Jimmy Page dei Led Zeppelin, oppure Keith Richards dei Rolling Stones, oppure Nick Drake. Ovviamente esistono diversi tipi di accordature aperte, più o meno complesse. Ne esistono appunto anche di più complesse che affronteremo nei corsi successivi. In questa unit ti voglio presentare due accordature aperte molto molto semplici per iniziare a prendere confidenza in qualche modo e a conoscere le potenzialità di suonare in un'accordatura diversa da quella standard. Ti presenterò quindi l'accordatura di Drop D e di Open G. La prima accordatura di cui ti voglio parlare è l'accordatura di Drop D. Allora, come dice il nome stesso, drop vuol dire abbassare, si tratta di abbassare la sesta corda da Mi a Re, D appunto, ok? Quindi si tratterà di abbassare la sesta corda dal suono che fa normalmente, che è quello di Mi, a Re, quindi di un tono. Come possiamo fare a fare questo? Dunque, sicuramente un metodo è quello di utilizzare un accordatore elettronico impostato in modalità cromatica in modo che veda tutte le note e ovviamente posizionarlo sulla palette della chitarra e accordare fino a che la sesta corda non sarà appunto accordata in Re. Ti consiglio però anche di imparare a usare il nostro accordatore incorporato, ovvero le nostre orecchie. E in questo caso ci basterà prendere un riferimento. E un riferimento sicuramente ce l'abbiamo, perché abbiamo il Re, vedi, sulla quarta corda suonata a vuoto. Allora cosa ci basterà fare? Ci basterà prendere la sesta corda, prima suonare la quarta corda a vuoto, e poi la sesta corda io ti consiglio di abbassarla un bel po', e poi di alzarla gradualmente fino a che non arrivi a sentire che anche quella farà un suono di Re, ovviamente all'ottava più bassa, ok? Ti faccio vedere. Suono la quarta corda vuoto, e poi vado a pizzicare la sesta corda, la abbasso e la rialzo fino a che non sento che sono due i Re a suonare, appunto sulla quarta e sulla sesta corda, ok? Abbiamo poi una seconda alternativa, che è quella di suonare l'armonico sulla sesta corda, cioè prendiamo sempre come riferimento la quarta corda a vuoto, che è un Re, e poi l'andiamo a confrontare con l'armonico sulla sesta corda al dodicesimo tasto, questo qua, guarda. Ok? Che sarà ovviamente Mi, ma andiamo ad abbassarlo a Re, come abbiamo fatto prima, abbassando un pochino di più e poi rialzandoci gradualmente fino a quando appunto l'armonico sulla sesta corda al dodicesimo tasto non sarà uguale, non suonerà proprio come Re alla stessa ottava in questo caso rispetto alla quarta corda a vuoto, così. Nell'esercizio 9.1 ti ho voluto scrivere un po' di diteggiature di accordi. Infatti, quando andiamo a cambiare l'accordatura della nostra chitarra, ovviamente cambiano tutti anche le diteggiature che siamo abituati a conoscere in standard, ok? Anche se in questo caso, essendo un'accordatura di drop D, cambia solo una corda, quindi cambieranno parzialmente queste diteggiature. Il primo consiglio che ti do è quello comunque di esplorare tu stesso, non solo con questa accordatura, ma anche nella prossima che ti farò vedere e in quelle che eventualmente conoscerai più avanti. Quando si cambia accordatura a una chitarra, la chitarra torna a essere un po' un territorio da esplorare, così come lo era, se ci pensi, l'accordatura standard quando hai iniziato a suonare. E quindi è anche bello provare a cercare delle diteggiature autonomamente. In ogni caso, nell'esercizio 9.1 ti ho preparato un po' di diteggiature di accordi che probabilmente conoscevi già in accordatura standard, ma che invece andiamo a vedere più nel dettaglio in accordatura drop D. Allora, il primo accordo che andiamo a conoscere è il Re maggiore. Come vedi non cambia nulla rispetto alla diteggiatura che già conoscevamo in standard, ma avendo la sesta corda a vuoto che suona come un Re, vedi, è proprio accordata in Re, senti come questo Re maggiore
acquisisce più pienezza, vedi? Questo re risuona molto e quindi dà un basso molto presente, ok? Profondo. Poi avremo un mi minore, vedi? Si fa diteggiando sesta, quinta e quarta corda al secondo tasto, ok? E vedrai che effettivamente se tu escludi la sesta corda, non la prendiamo in considerazione, non la suoniamo neanche con la mano destra, vedi che riconosci il mi minore. Infatti in realtà è semplicemente la sesta corda che cambia, ok? Allo stesso modo, partendo dal mi minore, aggiungendo un dito, ok, l'indice sul primo tasto della terza corda, andiamo a ottenere un mi maggiore, ok? Che quindi si farà 2, 2, 2, 1, partendo dalla sesta corda, con i due cantini a vuoto, ok? Poi abbiamo un altro accordo, che è il Sol. In questo caso avremo il Sol premuto sul terzo tasto della prima corda, e poi il Sol premuto sul quinto tasto della sesta corda, ok? Questo qui. Ovviamente andiamo a mutare la quinta corda, ok? Vedi, in questo caso questo è un Sol, perché avendo abbassato l'accordatura di un tono, devo compensare il Sol, che una volta era qua sul terzo tasto, devo compensare i due tasti, e quindi si troverà sul quinto tasto invece che sul terzo. Quindi questo lo consideriamo il nostro Sol maggiore. Poi un altro accordo interessante è il Sol con la quinta raddoppiata. In questo caso è come il Sol maggiore che abbiamo visto prima, ma dovremo fare un piccolo barré con l'indice al terzo tasto, premendo la prima e la seconda corda, ok? E mantenendo il Sol sul quinto tasto della sesta corda. Quindi questo sarà il nostro Sol con la quinta raddoppiata. Poi altri due accordi aperti che ti voglio far vedere, che secondo me sono molto interessanti, sono questo Si minore ad 4, che si suona nono tasto della sesta, nono tasto della quinta, nono tasto della quarta e settimo tasto della terza, con i due cantini a vuoto. Questo Si minore ad 4 lo trovo un accordo molto aperto, molto interessante. E poi questo La ad 9, che si suona appunto diteggiando di nuovo sesta, quinta e quarta corda al settimo tasto e terza corda al sesto tasto, ok? Con i due cantini a vuoto. L'accordatura drop D si presta a un utilizzo molto vario in svariati generi e ambiti, ok? Io per esempio l'ho utilizzata nel mio brano Walking With My Blues, dal mio terzo album Dreamcatcher, ma puoi trovare l'applicazione di questa accordatura in svariati brani del mondo del fingerstyle. Trovo particolarmente adatta l'accordatura drop D per suonare brani ballad, e infatti nell'esercizio 9.2 ti ho preparato una breve e semplice ballad dove andiamo a sentire come può essere applicata in questo genere. Te la faccio prima sentire tutta io e dopo la andiamo a analizzare passo passo insieme. 1, 2, 3... Vedi, questa ballad è molto basata su un arpeggio. E proviamo a vedere, diciamo, la prima parte della prima battuta, come è costituito questo arpeggio. Allora, innanzitutto partiamo con il terzo tasto della seconda corda premuto e il secondo tasto della terza corda, ok? Rispettivamente premuti con medio e con indice, ok? Poi facciamo questo arpeggio, guarda. Abbiamo da premere insieme sesta e seconda corda, quindi seguiti da pollice, indice, pollice, quindi due note assieme e poi pollice, indice, pollice. Quindi avremo, successivamente si alza il basso, andiamo a prendere il fa diesis, ok? Ti ricordo che questo è un fa diesis, vedi? Perché
ovviamente, e due tasti più avanti di dove si troverebbe il fa diesis in accordatura standard. E di nuovo l'arpeggio si ripete nello stesso modo, nota più basso e poi pollice, indice, pollice. Dopodiché si alza ancora il basso e andiamo a prendere il sol, che è questo qua sul quinto tasto. E andiamo a prendere il sol e la premuti insieme, re basso, si e re di nuovo. Ti faccio lentamente queste prime due battute. Nella terza battuta, come vedi, abbiamo inizia con questo La settima sus quarta, sgranato. Infatti, quando vedi quella specie di linetta zigrinata vicino all'accordo, vuol dire che fondamentalmente devi eseguire questo sgranato, che consiste nel staccare le dita una dopo l'altra molto velocemente con la mano destra dalle corde. Guarda, ce lo faccio a rallenti. Pollice, indice, medio, anulare, ma molto velocemente. È un effetto, ok, che possiamo dare. Quindi, nella seconda parte della battuta, vedi, torniamo a risolvere sulla terza, quindi la quarta diventa terza, il do diesis, ok? Dopodiché andiamo a spostarci sulla parte acuta dell'accordo, quindi andiamo a fare proprio un re maggiore completo. L'arpeggio rimane esattamente lo stesso, vedi? Pollice anulare, pollice, medio, pollice. Sfrutto, attenzione, questa corda a vuoto, questo ultimo re, lo sfrutto per portarmi alla posizione successiva, ok? Perché è una corda a vuoto, quindi lo uso come nota ponte, ok? Guarda. Vedi? Ho usato quel momento in cui c'era la corda a vuoto per spostarmi. E mi sposto in questa posizione, guarda, basso fa diesis, e poi ho il re sulla seconda corda e il la sulla prima corda. Vado poi a prendere il mio sol col resto delle corde a vuoto, il sol sul quinto tasto della sesta, e poi ho di nuovo la settima sus 4 con questa nota più lunga. Ti raccomando quindi, dove è possibile, di sfruttare queste note di passaggio a vuoto, ok? Proprio come momenti in cui cambiare posizione della mano sinistra, se necessario, e di prendere confidenza, come sempre, due battute per volta con questo esercizio. Quando sarai pronto, proviamo a suonarlo insieme. 1, 2, 3...